convention I want you to see. It looks something like you. Per il Lions Club San Sepolcro un momento importante, il momento di una donazione al reparto di pediatria di San Sepolcro e della intera Valtiberina Toscana. Che cosa significa essere Lions, Presidente? I Lions sono una società di servizio, la più grande società di servizio che esiste al mondo, che conta 1.500.000 soci suddivisi in 210 nazioni. Il nostro obiettivo è quello di servire e come tale è nata questa donazione. Nella Valtiberina è arrivato il terzo pediatra, che è un pediatra che coprirà prevalentemente i territori periferici rispetto a quello di San Sepolcro, e c'è stata prospettata la necessità di acquistare dello strumentario per integrare delle mancanze che c'erano negli ambulatori periferici, ed è per questo motivo che ci siamo attivati per sopperire a questo tipo di necessità. Innanzitutto mi preme sottolineare il ringraziamento veramente di cuore da parte della direzione aziendale e della zona distretto nei confronti del Lions Club di San Sepolcro. La Valtiberina ha questa grossa opportunità di avere tre pediatri. Si tratta in questo caso di distribuire, diciamo così, gli assistiti tra i tre pediatri in modo tale che tutti possano avere un'assistenza adeguata e di qualità. Ed ora conosciamo i tre pediatri. Cominciamo con la dottoressa Neri, che è stata la prima ad arrivare in Valtiberina. Adesso ha due colleghi. Un obiettivo importante questo raggiunto e anche un appello da fare per quanto riguarda gli abitanti dei 7 comuni della Valtiberina Toscana. Sì, ringrazio intanto a nome mio, della dottoressa Nistri e del dottor Maggiore, i Lions, per questa importante donazione. Sono degli strumenti che vanno a completare i nostri ambulatori. Da settembre sono completi anche i medici che sono dedicati alla pediatria territoriale, con l'arrivo del dottor Maggiore, che è un collega assolutamente disponibile, molto preparato, molto sensibile. Abbiamo creato una collaborazione per fornire il miglior servizio possibile ai nostri piccoli pazienti, e proprio per questo ricordo e invito nuovamente i genitori dei bambini che vivono le zone più periferiche come Pieve Santo Stefano, Caprese, Anghiari e Monterchi a fare il cambio del pediatra e quindi a scegliere il dottor Maggiore. E in questo modo io sono disponibile a fornire al dottore tutte le notizie sanitarie dei bambini in modo tale da garantire la continuità assistenziale nel miglior modo possibile. Nel suo intervento la dottoressa Nistri ha sottolineato, insomma, la bella, importante, proficua armonia che c'è tra voi tre pediatri. Sembra veramente che vi conoscete già da anni. In realtà con la dottoressa Neri ci conoscevamo già, ed è un motivo per cui sono venuta in Valtiberina, perché appunto il rapporto di collaborazione con i colleghi è essenziale per garantire una buona assistenza. Il dottor Maggiore l'abbiamo conosciuto adesso e sposa le nostre linee professionali di condotta, per cui siamo convinti di fare un buon lavoro a tre. E anch'io colgo l'occasione appunto per ribadire che il terzo pediatra in Valtiberina è un'opportunità per ridistribuirsi i pazienti, avere un carico più adeguato di lavoro e quindi poter offrire un servizio sanitario migliore ai piccoli pazienti, e quindi davvero ridistribuiamoci tra i colleghi disponibili nei vari territori. Dottor Maggiore, qual è stato il primo impatto con la Valtiberina? È importante sottolineare che una distribuzione più opportuna permette anche un maggiore dettaglio nel seguire i piccoli pazienti. Assolutamente, intanto ringrazio anch'io i Lions per la donazione fatta e la popolazione che ha già risposto insomma, scegliendomi come pediatra. E devo dire che la collaborazione con le colleghe Neri e Nistri è veramente ottima e c'è tanta stima tra di noi, e questo è fondamentale per poter lavorare in maniera ottimale. E,
Per quanto riguarda il mio orario, verrà aumentato per garantire una migliore presenza per la popolazione, quindi a breve gli orari verranno modificati e sarà possibile visionarli sul sito dell'ASL. Electronic invention I want you to see. It looks something like you.